Ciao a tutti, andiamo avanti con il menù di Natale. Dopo l'aperitivo vi lasciamo il link al video se non l'avete già visto nelle schede e nella descrizione. Passiamo all'antipasto. Come antipasto abbiamo fatto un po' una sciccheria, al tempo stesso però è semplicissima. Sono delle crepe con all'interno un ripieno di maionese, come sempre quella vegan, e verdure. Saltate in padella, è una cosa semplice ma molto golosa. Vi faccio subito vedere come l'abbiamo fatta. Iniziamo mettendo la nostra verdura in una padella. Abbiamo tagliato a cubetti le zucchine, aggiungiamo anche le carote, aggiungiamo la cipolla, il sale e un pochino d'olio. E possiamo mettere sul fuoco coprendo con un coperchio e mettendo il fuoco molto basso. Dopo 20 minuti circa le nostre verdure sono cotte, mi raccomando non fatele lessare troppo perché dovranno rimanere leggermente croccanti. Le nostre verdure sono pronte e noi le abbiamo fatte raffreddare bene. A questo punto possiamo comporre il nostro antipasto. Io mi sono già preparata le crepe, queste sono quelle senza uova e senza latte, abbiamo utilizzato il latte di soia per realizzarle, sono semplicissime e molto veloci da preparare. Per fare tutte queste ci ho messo circa 10 minuti, quindi davvero veloci, e trovate la ricetta nelle schede e nella descrizione. Iniziamo mettendo un pochino di maionese, questa è la maionese vegan, la trovate anche questa nelle schede e nella descrizione, è la nostra ricetta storica. E andiamo a mettere sopra un pochino di verdure. E adesso delicatamente andiamo a tirare su tutti quanti i lembi, cercando di dare appunto la forma del fagottino. È quindi importantissimo che quando fate le crepe le facciate belle belle sottili. E adesso possiamo chiuderlo utilizzando due fili di erba cipollina. Taglio un pochino le estremità e il nostro fagottino è pronto. Ultimo step, l'impiattamento. Sono sicura che sarete molto più bravi di me in queste cose, io sono un po' pasticciona, però vi faccio vedere come ho pensato io di impiattarli. Andrò a mettere il fagottino su un lato e poi molto semplicemente riprenderò l'interno, quindi mettiamo un po' di maionese qua su e un pochino di verdure sotto, in questo modo. Io spero tanto che l'antipasto vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!